per la tua pubblicità su Partenope TV, per la promozione dei videoclip, per le trasmissioni in diretta, chiamalo 081 509 24 44. Aspettate, devo contare. 1, 2, 4, 5, 6, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000, 1 milione. Ma quante persone siete a guardare il Canta Partenope? Benvenuti amici! Benvenuti, perché grazie al nostro digitale terrestre 189 e al nostro streaming www.partenope.tv ormai si è diffusa la voce, ormai siete tantissimi che ci guardate non solo dal centro-sud Italia, ma ormai da tutta Europa, da tutto il mondo. E allora diffondete pure la voce, ditelo pure ai vostri parenti e ai vostri amici che Partenope TV ormai allieterà tutti e per sempre con la musica italiana e napoletana. E soprattutto il Canta Partenope, il programma più cool della nostra programmazione, è pronto a partire. Al comando la vostra Paola Mercurio, cominciamo adesso! Dovete sapere che siete in tantissimi a scriverci sui nostri social, facendoci tante richieste. Noi, nei limiti delle nostre possibilità, cerchiamo sempre di soddisfarvi tutti. E quest'oggi per voi ho una vera chicca. A grandissima richiesta torna un cantautore, Tony Maggio. Buonasera. Ciao Tony, benvenuto, benvenuto Tony, benvenuto finalmente. Ci ritroviamo qui in Canta Partenope. So che Partenope TV è un po' come casa tua. Sì, tu qui ti senti amato, voluto bene e a tuo agio. Salutiamo l'editore Angelo Ciro. Angelo Ciro. E poi qua dovete sapere che ho fatto la presentazione del mio disco 10 anni fa. E ti ha portato fortuna. Fortunatamente vi ringrazio di nuovo. Perché sai che noi teniamo spesso a battesimo, parla al microfono, noi teniamo spesso a battesimo gli artisti che lanciano i loro recenti lavori discografici. Sì. Perché portiamo bene, e questo ci possiamo pregiare di questo fattore. Sì. E allora sulla scia del buon augurio è giusto che poi tutti tornino. Il nostro Tony Maggio ci ha fatto veramente un regalo oggi ad essere qui, perché sono tanti i tuoi estimatori, sai? Lo so, io li ringrazio sempre in ogni live, in ogni trasmissione che faccio, perché sono loro che ci danno la forza e la grinta per andare avanti. Ecco, nella musica. Ti posso denominare il principe delle serenate? Ma per me è solo un onore. Ecco, grazie. Perché dovete sapere che il nostro Tony Maggio è richiestissimo per le serenate, quindi grazie. Prendete il suo contatto, conservatelo, diffondetelo quando sapete che c'è aria di promessa, di fidanzamento e di matrimonio, perché come Tony Maggio è speciale, bravo, è speciale per le romantiche serenate. E proprio quest'oggi a Canta Partenope ci presenti, credo, uno dei tuoi ultimi cavalli di battaglia. La canzone recente che ho scritto porta per titolo Finalmente e Chisto Iurno, proprio per le persone che stanno promettendo per il giorno del suo grande matrimonio. Ecco, una canzone scritta da te. Scritta da me, autore Tony Maggio, e arrangiatore il maestro Tony Aprile, che gli mandiamo un bacio. Bello, bello. Hai anche un videoclip per questo brano. Quindi videoclip. Lo guardiamo, guardiamo anche il videoclip, così possiamo sognare e entrare quindi in questa allure d'amore con questa bellissima canzone. Finalmente Chi sono Finalmente Iurna? Chi sono Iurna, sì. E per te è arrivato Iurna? Per me è arrivato già 11 anni fa. E allora speriamo che arrivi presto per tutte le giovani che ci stanno seguendo in questo momento. Questa canzone porterà fortuna anche a voi. Finalmente e Chisto Iurna. Tony Maggio. Grazie. Finalmente Chisto Iurna. Tutto quanto stiamo cani, te sbattimmo questi mani, con una lacrima ro cuore, augurando tanto amore, a sta sposa che non fiora,
senza te non posso vivere, tu siami solo tanto a me. Sei tutto quello che cercavo, sovera nomma fortunata, e sacrifici a sé sono stato, che ci ho fatto per te. Stasera c'è anche una bella stella, tu sei un corallo più pregiato. Poi ti voglio una innamorata, sta vita mia senza te non la saccio chiudere. Ma ritorno nei discorsi la faceva moglie e te, la paura in tuo cuore, ma tanta forza per st'amore, superando tutto cosa, e st'amore piglio vola, mi sento troppo fortunata, e grazie a te da ci incontrata, sei tutto quello che cercavo, sovera nomma fortunata, e sacrificio a sé sono stato. Tutto quartiere emozionato, poi ti voglio una innamorata, sta vita mia senza te non la riesco più a fare. Parole sta canzone, non eri a parlare, ma ero cuore. E dintasi 3 minuti e mezzo, io ti giuro amore per sempre. E stasera, annanzo a tutto quanto, ti dico solo questo, ti ringrazio che tu esisti, ti voglio amico per tutta la vita. Ti amo, io ti amo veramente. Stasera sei anche una bella stella, tu sei un corallo più pregiato. Poi ti voglio una innamorata, sta vita mia senza te non la saccio chiudere. È vero che io ne valgo per 10, ma qui c'è sempre qualcuno in studio che si lamenta perché sono troppi uomini, poche donne. Ecco, vi ho portato quest'oggi una ragazza straordinaria, bella, brava, un'artista, perché lei non è solo cantante, ma è anche attrice, fa tante cose. Ce lo facciamo raccontare da lei. Vera Conte. Eccola! Ciao Paola! Ciao Vera, benvenuta, benvenuta in Partenope TV, benvenuta in Canta Partenope. Grazie, è scontato dire che sei bellissima. Grazie. Ti seguo sempre da casa. Grazie. Oggi ti ho conosciuta dal vivo, sei sempre, è ancora più bella. Esagerata. Però adoro, i complimenti, grazie. E beh, Vera Conte è un volto noto del web perché lei è una delle protagoniste di una miniserie che sta appunto andando in onda, si sta trasmettendo attraverso YouTube, mi pare di aver capito. Sì. E lei è una delle attrici, una delle protagoniste. Che cosa fai esattamente? Raccontaci innanzitutto come si chiama, come si intitola. Allora, questa serie si chiama Miniserie Agro. Mm-hmm. È stata creata e idealizzata da Salvatore Fiore, che ringrazio sempre,
per avermi scelta, perché come sapete ci sono una serie di casting. Certo. E quindi sono stata scelta tra questi e oltre al canto ho riscoperto anche questa seconda passione. Uh-huh. E mi ha fatto molto molto piacere perché sta andando bene, sta spopolando su YouTube e posso soltanto dire grazie al regista e tutti i nostri amici compagni di avventura. Ecco, ma dove è ambientata? Che cos'è esattamente? Allora, parla della società, diciamo, negativa, ok? Uh-huh. Società negativa che circonda specialmente le periferie, no? Ma quindi tu sei una cattiva? Diciamo che comincio da buona per poi diventare cattiva. Bella, è una serie bella. Tutta da scoprire, quindi. Ma tu ti identifichi più nel ruolo da buona oppure nella versione ma cattiva? Giusto la metà. Ma come tutte le donne del resto, certo. Angeli fuori, diavoli dentro, amici cari, dovete farvene una ragione di questa cosa. Vera, parliamo del tuo lato canterino invece. Okay. Quindi, perché quest'oggi in Canta Partenope ci porti un brano, di che cosa si tratta? È una cover ispirata da una canzone italiana, sì. Però è stata napoletanizzata. Che bello! Io spero che se ne facciano di altre. Dobbiamo napoletanizzare tutti i grandi successi. Sono contenta perché sta diventando un tormentone. Penso, spero sarà il tormentone del 2024, perché sta andando molto molto bene. Si intitola Mon Amour, vi dico solo questo. Mon Amour. Vogliamo ringraziare qualcuno per la realizzazione? Allora, ringrazio l'autore che è Domenico Pizzoni, l'arrangiatore Stasi Riccia, che ringrazio, sono stati bravissimi e niente, è solo questo. Spero che vi piacerà. E noi di Canta Partenope diffondiamo e portiamo anche oltreoceano questa canzone, perché sai che attraverso lo streaming www.partenope.tv arriviamo in ogni parte del mondo. E allora a voi Mon Amour, Vera Conte. Grazie. Chissà se ci piace oppure no, se mi vai a fermare non mi faccio pregare, forse sarò stupida stasera. Voglio lui, voglio lui, io domani non lavoro e lui se mi viene a pigliare. Già sono pronto a uscire, lui si mi guarda così, io già mi sento morire, se non lo facciamo già stasera. Già lo so, il perché, vuoi con me, ma guarda te, c'ho poco me, c'ho poco te, a così non mi va, posso tanto pagare, ti faccio una straccia stasera, forse se penso che tu scendi, no tu non sei meglio e me, anzi, che mo sta con me. Ma sta con te farò chalet, basta mo c'ha capì, che non voglio soffrire, si con me vo fa sullo scemo, basta no non va la pena, questo no, ho un'idea. Lui con te già fu romantico, io già son grippata di scena, chissà perché mo fu scena, ora con te. Io domani non lavoro e lui non mi viene a pigliare. Tu che sei a casa aspettare, lui non mi viene a pigliare. Noi ci hanno fatto imbrogliare. Io ti giuro che chi la stasera a da busca, a da busca, a da busca. Posci con me, ma guarda te, c'ho poco me, c'ho poco te. A così non mi va, posso tanto pagare. Faccio una straccia stasera, forse se penso che tu scendi, no tu non sei meglio di me. Anzi, che mo sta con me, ma sta con te farò chalet. Basta mo c'ha capì, che non voglio soffrire, se con me vo fa sullo scemo, basta no non va la pena, questo no, ho un'idea. Guarda te, c'ho poco me, c'ho poco te. A così non mi va, posso tanto pagare. Ti faccio una straccia stasera, forse se penso che sono scemo, no tu non sei meglio di me. Avvisa me, avvisa te, e stiamo qua farò chalet. Lui che non ci sarà, fa paura e busca. E si pongo un dramma di mano,
alzi in scena. Avvisa me, avvisa te, ma noi due tenim a vedere. Ce ne amma a parla, se ho riuscito a incontrare. Ma davvero insieme a funato, e tu pure fa stessa cosa. Questa è l'idea. Tony Taurisano, vieni qui, dove sei? Ti lancio la linea, va, così saluti tu il pubblico, va, Tony Taurisano. Grazie Paola per la linea, come vedete io non sono lì di persona, ma col cuore e con la mia voce sono sempre lì da voi, da Partenope TV e soprattutto al Canta Partenope, con te cara Paola e con tutti i telespettatori che seguono questa trasmissione. Io mi trovo nello studio dell'Atmosfere Sonore, eccolo qua, dove sto realizzando due nuovi singoli che per la primavera estate 2024 saranno disponibili e soprattutto potrete vedere ed ascoltare anche lì a Partenope TV. Intanto vi mando un grosso abbraccio, un bacio forte a tutti quanti voi dal vostro Tony Taurisano. Grazie, grazie Tony, sempre molto gentile. Ti aspettiamo ovviamente qui in Partenope TV, ma adesso ascoltiamo insieme Non andare via, una canzone bellissima, proprio come tu hai già annunciato, autori Oggiano e Taurisano, direzione e arrangiamenti di Tullio e Taurisano ed ancora ovviamente la produzione di Atmosfere Sonore. Non andare via, Tony Taurisano. Sei come pagine di un libro appena scritto ed io per leggerti, lo sai, ci metto troppo. Vado avanti, passo svelto tra i capitoli, ci sono dentro, mi perdo tra gli ostacoli. Ti offro un drink, un'altra sigaretta, godiamoci la notte che il sole sorge in fretta. Sei l'equilibrio tra pace e confusione, tu sei l'inizio, il durante e poi la fine. Perché quando perdo il senso non ci sei tu, ma il senso di questo tormento mio sei tu. Non andare via, non sorprendermi con le tue paure pronte a uccidermi. Non posso farci niente se ti voglio adesso, ho quella folle voglia di sentirti addosso. Non andare via, la notte è ancora qui, mentre al buio rischio anche di perdermi. Perché basterebbe solo un bel ricordo di un'estate che ormai è volata via. Ma tu non andare via. Sei quella foglia che si culla sopra il vento e ogni tanto cadi e già riprendi fiato. Sincronizza ogni respiro e fai attenzione a non confondere una storia per amore. Perché quando mi sposti i pensieri e mi mandi giù, io faccio fatica a pensare che fino a ieri non sei inserito. Non andare via, non sorprendermi con le tue paure pronte a uccidermi. Non posso farci niente se ti voglio adesso, ho quella folle voglia di sentirti addosso. Non andare via, la notte è ancora qui, mentre al buio rischio anche di perdermi. Perché basterebbe solo un bel ricordo di un'estate che ormai è volata via. Non andare via, avessi troppo e poi lasciarsi non conviene, ma la distanza che ci unisce ci divide. Non andare via, non sorprendermi con le tue paure pronte a uccidermi. Non posso farci niente se ti voglio adesso, ho quella folle voglia di sentirti addosso. Non lo so, ormai non posso, non sei più mio.
ti penso, chi s'innamore te, fumo negli occhi, bellissima e impossibile, dimmi come si fa, e sono io, è il titolo di uno dei brani di questa bellissima raccolta romanticissima di Salvo Agnello, l'artista siciliano che continua a far innamorare milioni di donne. Salvo Agnello, un artista che è sempre con noi qui in Partenope TV, incanta Partenope con i suoi brani straordinari, e questo è il suo più recente lavoro discografico, Sono Io, è il titolo della canzone che tra poco vi presento, ma è anche chiaramente il nome di tutto il suo CD. C'è in programma un nuovissimo lavoro, una grande sorpresa che ovviamente sarà tenuta a battesimo qui da noi in Partenope TV del magico Salvo Agnello, con una collaborazione di Enzo Rossi, quindi qualcosa di incredibile e straordinario. Adesso vi presento Sono Io, in attesa chiaramente di Storie. Storie è il titolo di quello che poi conosceremo a brevissimo, la grande sorpresa che ci farà Salvo Agnello. E allora vogliamo seguire insieme, emozionarci insieme con lui? A voi Sono Io. Non capiva che donna che aveva e l'ha persa perché lui, un ragazzo egoista, viveva soltanto per sé. La notte lui tornava alle tre, quanti messaggi dentro l'iPhone e voci dimenticate in segreteria. Lei una sera ha trovato il coraggio di andarsene via. Lei col rossetto lasciò sullo specchio soltanto un addio e poi un mare di nostalgia, l'armadio vuoto, malinconia. Quando una donna ti lascia, non torna mai più. Sono io, sono io, sono io, l'uomo senza più amore. Vivo i miei giorni così, con il freddo nel cuore. Sono io, sono io, sono io che non so cosa fare. In cucina un bicchiere di latte e caffè, le sigarette spente a metà, lo so che non mi perdonerà, una ferita profonda che non guarirà. Sono io, sono io, sono io, uomo senza più amore. Nel cuore
non si dica che qui facciamo solo commuovere con le canzoni, e non si dica che non vi facciamo divertire e ballare, perché vi ho portato una bella sorpresa. Sorpresa per le donne che amano scatenarsi, sorprese per i maschietti, perché insomma è tanta roba tra poco qui accanto a me. Non voglio dire altro. Sorpresona, Mary Eva! Buonasera, buonasera a tutti! Ciao Paola, come state? Tutto guardate bene. Che splendore, tutto bene. Tu non sei da meno, sei una bellissima. Grazie, sei bellissima. Grazie, io sono alta quasi 1,80 m, ma anche 1,70 m. Con il tacco, ecco, secondo perché me faccio il tacco più alto, sì. Io oggi ho messo un tacco basso perché devo sta comoda, la registrazione è lunga. La prima cosa. Ma comunque sei proprio una bella ragazza. Grazie una mille, bella ragazza, gentilissima, gentilissima. Mary, dunque, tu sei una persona solare, ti piace animare. Quindi sì. Quando chiamano Mary Eva alle feste è divertimento assicurato, quindi lei grazie. Riesce a coinvolgere il pubblico con la sua grazia, con la sua simpatia, con la sua umiltà, ma soprattutto con il suo spettacolo, che è completo anche sì. di ballerini. Sì, perché la mia canzone è inquadrata su una baciata che si intitola Perché ti amo. Perché ti amo. No, poi la particolarità di questa canzone è che è in tre lingue, sì. cioè inizia in spagnolo, continua in italiano e finisce in napoletano. Napoletano sì. Quindi beh. Accontentiamo tutti, sì. accontentiamo non tutti. Non siamo fatti mancare niente. Ecco, Mary, tu di dove sei? Io sono di Aversa, uh-huh. abito a Trento la 200. Sì. Questa canzone che ho fatto è dedicata a mio marito. Sì. Perché? Ma chi l'ha scritta? Gianni Renzi e Marco Trovato, con l'arrangiamento di Giuseppe Migliaccio. Bene. C'è anche un videoclip di questa sì, canzone sì. che possiamo apprezzare su YouTube, quindi poi su ci andiamo. TikTok, Instagram, TikTok come Facebook. Ti chiami? Mary Eva oppure Maria Varisto Verde, Maria Della Puca. Cioè sono 3-4 profili, ci sono. E invece Instagram? Instagram Maria Della Puca, Facebook Maria Varisto Verde. Maria Della Puca. Mary Eva su TikTok e anche qui in Partenope TV. E Mary Eva, vogliamo presentare i tuoi ballerini, sì, il tuo corpo di ballo? Voglio presentare una bellissima coppia, prego ragazzi. Angela e Luigi, prego ragazzi. Eccoli qui, Angela. Buonasera. E Luigi. Salve. Sera. Allora ragazzi, loro diteci. Hanno una scuola di ballo, sì. Dove si trova ragazzi? Tivirula. Ecco, come si chiama? Life for Dance. Ecco, perché è vero, è una vita per il ballo, credo, la vostra. Sono più di 20 anni che sì. balliamo insieme. Quante ore al giorno vi allenate? Tante. Perché voi siete anche una coppia nella vita? Sì. E quindi, non so, mentre cucinate vi viene di scatenarvi, non so, sempre. Mentre state... Sempre, vero? Sì, cioè avete sempre la musica accesa in cucina? Sempre, sì. Ma queste cose incuriosiscono poi, insomma, come, non so, i contabili si portano le scartoffie a casa... o meglio, la modella nel mio caso, io ho sempre scarpe eccetera ovunque, e i ballerini ovviamente ballano. Tu canti mentre sei a casa invece, Mary Eva? Io canto sempre, anche quando sei in bagno sotto doccia della vasca, canto dappertutto, sul WC ovunque. Sì, perché è una passione che c'è da piccola e da le piccola passioni si portano sì. avanti. Che ti volevo dire, loro sono anche giudici di gara internazionale. Caspita, sì. caspita. Sì, sì. Facendoci un po' delle tue cose. Niente, noi siamo maestri di ballo, uh-huh. siamo diplomati, sì. e siamo giudici di gara e nella nostra scuola ci sono tantissime discipline, a partire dal sincro latin, solo latin, duo latin, danza classica, moderna, hip hop, un po' di tutto. Angela, tu hai un volto conosciuto. Bene. Come ti chiami di cognome? Andreozzi. Andreozzi, ma chissà, forse ci siamo incrociate in qualche sfilata, qualche spettacolo, magari dove ti sei esibita. Può darsi. Può essere, vero? Bene, bellissimo. Quindi Life for Dance, la nostra Mary Eva con Perché ti amo, dedicata al nostro Evaristo. Evaristo, sì, e tutte le persone che si amano. Bene, bene. Che si amano e sono tantissime. Tutti i tipi di amore, attenzione. Sì, perché la nostra storia è un pochino particolare, perché ti devo dire uno spoiler, perché nessuno voleva. Ragazzi, questa cosa è interessante. Perché nessuno voleva? Perché ci stava troppo in giucio. Allora che abbiamo fatto? Quando mi prefisso un obiettivo, no? Cerco sempre di raggiungere il mio scopo. Maggio pigliata. Diciamola tutta. Quando uno vuole a qualcun altro, so piglia. Bravissima.
Nel frattempo voglio ringraziare il nostro amico Luigi Tamburrino Airstyle. Oh, il nostro anche è un mio, Luigi. Lo so, me l'ha detto, ti saluto, me la tanto. Ah, lo adoro. Perché oltre ad essere un bravissimo parrucchiere, ma è una, proprio un grandissimo amico, Luigi. Mm. E ti mando i suoi saluti. Grazie. Sono stato da lui. Grazie, grazie. Buon ricambio su. Affettuosamente. Grazie. Ciao Luigi. Allora, Mary Eva, perché ti amo? Vogliamo esibirci con la coppia? Perfetto, va benissimo ragazzi. Allora vi lascio la scena, a voi Mary Eva e il suo corpo di ballo. Grazie. Tutta la notte qua contigo, sulla playa tu conmigo, e regneva su salate, st'amore ha rubato. Non trovo posto per parole, perché chi parla è solo ora. Già devi chiedere in tuo scuro, l'amore è una femmina, perché ti amo. Fai sentire quando stringi e si mano, o bene dall'anima, perché ti amo. Se un mese surami, carnale, quando tu mi chiami amore, quando mi stringi e mi amo, bene, tu sei la vita mia, tu sei la vita mia. L'occhio azzurro come il mare, che vecchio mi tremo ancora. E se mi dice ti voglio, mi fai sentire femmina, perché ti amo. Sei tutta vita mia, ma fai sentire quando stringi e si mano, o bene dalla. Abbiamo forse Principe Azzurro? Sì, e come? Ve lo faccio vedere subito. Nicola Turco? Salve. Ciao Nicola. Mua. Mua. Ma lui è un vero principe, guardate che occhi azzurri, sono bellissimi, per Nicola. Meglio, bambina mia, così mi hanno detto, per guardarti meglio, perciò ecco sono venuto. Ecco qua, bravo, infatti, così mi guardi bene bene da vicino. Allora, ecco Nicola Turco, un veterano della televisione sotto tanti aspetti, ma proprio ultimamente l'aspetto Canoro. Tu sei un cantante. E adori rivisitare e riprendere alcuni brani importanti del passato. Del passato, per ricordare tutti quelli che non ci sono, però vado a prendere sempre le canzoni un po' più vecchie, diciamo. Che antiche. Poi, antiche, brava. Sono sempre attuali, perché quando si parla d'amore non è che c'è una questione di tempi, l'amore è sempre quello. Sì, è vero.
È vero? È vero. E chi sono i cantanti ai quali maggiormente ti ispiri? Sergio Bruni, Tony Bruni, Mario Abate, Nino Fiore, Mario Trevi, tutti quelli grandi, vai, i grandi proprio che hanno fatto la storia. E quando tu vai a fare le tue serate, vai a animare le feste, sì, le feste di San Valentino, i compleanni, i matrimoni, sì, i battesimi, eccetera, qual è la canzone che maggiormente ti viene richiesta? Malagatin. Malagatina. Malagatina. Facciamo un pezzettino a cappella, piccolo piccolo. Mala compagna mia, Malagatina, mi hai fatto schiave di mai te perdone. Mamma mia, bravo, bravo, grazie, bravo. Grazie, grazie. Bravo, veramente. Ma quest'oggi, per i nostri telespettatori, abbiamo qualcosa di magico. Sì, abbiamo trovato questo brano, abbiamo fatto un nuovo arrangiamento, perché questa canzone è una canzone storica. Zappulli ci ha fatto un film, sì, Zappulli, so poi l'ha fatto brano, pure Mario Trevi, bene, l'ha fatto Nino D'Angelo, e quindi noi l'abbiamo sfoverato e ve la facciamo ascoltare. Il è titolo? Molto bella. Povera Amora. Povera Amora, veramente è stata la colonna sonora di grandi film, sì, di grandi film. Sì. Beh, quindi chissà in quanti si sono innamorati o hanno rivisto le loro storie d'amore con questa colonna sonora. È vero, è Nicola? Vero, è vero, è vero, è vero. A te invece no? Come no? Pure a te? Sì, certo. Ecco perché mi piace particolarmente. Ok. Povera Amora, Nicola Turco. Grazie. Faccio la strada sempre sulla sola, mentre passavi in notte insieme a te, senza curarmi di povero amore, e tu facevi finta e non sapevi. E mo che ti vorrei sempre vicino, che brutta scherza che mi potessi, e so pregare a te, Madonna mia, accompagnella mia in un davignano. Ti prometto che divento buono, di coraggio porti piede tuo, un è per me che so che peccato, la tua figlia mia che resta su. E chi ci dica vincere la mia, quando si scende la notte e poi mamma, ti prego in un mutazzo di piacere, dimmi che la bugia sa verità. Sei stata mamma e tutte mamme, sta grazia che ti cerca mamma mia mamma, figlia tu cuore mia, figlia da me, ma vincere la lascia la mamma, non la piglia. La figlia compagnella mia, Maro, se soffre canna di un'occhiata, ma non è, senza vincere la mia.
sono degli artisti che non possono essere con noi, ma comunque lo sono con il cuore, perché chiaramente, essendo artisti, lavorano. E quindi passo subito la linea ad una nostra cara amica, una nuova bravissima cantante qui per noi di Partenope TV, ma lei è già una veterana della canzone italiana. Le passo subito la linea perché vuole salutarvi. A te Yolanda, Yolanda Meli. Grazie Paola, mi dispiace non poter essere in studio di persona da te, ma in questo momento sto lavorando al mio nuovo progetto. Ci tenevo comunque a salutare tutti gli amici di Partenope TV con il mio brano Lacrime d'inverno. Ringrazio anche tutti quelli che hanno lavorato con me in questo progetto. Buona visione del videoclip e buon ascolto. Vi mando un bacio, ci vediamo presto. Ciao Paola. Grazie Iole cara, grazie, grazie mille da parte anche di tutti gli amici di Partenope TV. Questi occhi hanno ormai magnetizzato tutti. Ecco, questa canzone stupenda che tra poco vi faccio ascoltare e guardare, un videoclip particolarissimo che si intitola appunto, come ci diceva Yolanda, Lacrime d'inverno, è stata scritta proprio da lei, da Yolanda Meli, quindi il testo e la voce sono suoi, la produzione Arte You, la chitarra Veronica Rambelli, la community Eclectic Arte, regia e video di Christian Meli. Prossimamente una collaborazione con l'artista Mom Kong, ma non voglio svelarvi altro, guardiamo insieme questo videoclip con la bellissima voce di Yolanda Meli, Lacrime d'inverno. Tutto risuona, non dirò che sto bene, non mentirò ancora. Questo è un altro inferno che passerò sola. In questo mondo fatto di apparenze, vivere o morire non ho crea differenze. Dite la verità, vi sta piacendo tantissimo questa puntata e io già lo sapevo, ecco perché vi abbiamo tutti fedelissimi su Partenope TV, perché Canta Partenope vi stupisce ogni volta sempre di più e soprattutto quando poi tornano artisti
bravi, talentuosi e belli come Carlo Cuomo. Carlo in questo momento è impegnato con la realizzazione di alcuni suoi lavori discografici, ma ci teneva tantissimo ad essere qui in Partenope TV, ad essere con voi, con noi, per presentare una canzone che veramente mi fa letteralmente sciogliere. Vi dico subito il titolo, che è Sous le Côté, una bellissima canzone di cui apprezzeremo anche il videoclip con un'ambientazione speciale, quindi voglio assolutamente che si concentri il focus su tutta l'atmosfera che crea questa canzone. Autori e arrangiatori Mauro e Antonio Spenillo, è una coproduzione di Carlo Cuomo con Mario Spenillo. Insomma, io sono emozionata perché quando si parla d'amore in maniera così profonda sicuramente scateneranno grandi emozioni anche a voi. Allora, Carlo Cuomo, Sous le Côté, guardiamolo insieme. E te pensa così, ti cerco stanotte, mi si affaccia la gente, ci stai sudato, che sta vita mi fa paura, quando sento che mi stai lontana, io voglio a te, ancora, e tu guarda così, cammina a casa, che mi lasci i tuoi sogni d'amore, bello come una sposa, quando stiamo sul rindo scuro, io e te, siamo una cosa sola, ma siamo giù ancora. E mi metta la misa più bella e te venga a pigliare, l'amore vero per te non aspetta di mana, non mi scarpo come te che sto solo, se ha ragione che fa perdere il cuore e mi fa giagnare. Io mi innamoro tutti i giorni, stiamo insieme, ci arrubiamo ogni momento, solo con te tutte notte è un'emozione, solo con te sicuro il vento è un'occasione, perché tu sei l'amore, l'amore, l'amore. Io te voglio così, e sei ancora più bello, tu sa testa sciullata come una reginella, e cantiamo vicino al mare, cantiamo quella canzone, e ti passa, e passa per fuori marina, e ti venga a pigliare. L'amore vero non perde tempo, non aspetta di mai, non è bello come te che sta luna, se la passione che fa sbattere il cuore mi fa giagnare. Sono con te, mi innamoro tutti i giorni, stiamo insieme, ci arrubiamo ogni momento, sono con te, tutte notte le emozioni, solo con te, seguire il vento è un'occasione, solo con te, con i tuoi giorni sulle mani, tutte notti, abbiamo fatto tardi, solo con te, con le tue scarpe sul divano, i nostri sogni per correre lontano, perché tu sei l'amore. L'amore, l'amore, è sempre sto con te. Io questo
quest'oggi per Canta Partenope mi sono messa tutta brillantinata, ho messo il vestitino elegante, i miei bijou preferiti, gli orecchini nuovi, perché sapevo che arrivava un amico e quindi dovevo accoglierlo nel migliore dei modi, perché lui è impeccabile, è elegante, è affascinante, piace a tutti, grandi e piccini. È Maurizio! Grazie Paola, tu così mi metti in imbarazzo perché... Ma guardate, tu guardate! Sei bellissima, sei... Guardate che figurino! Possiamo fare una sfilata? Abbiamo un po' di musica per far fare una sfilata al nostro Maurizio. La sfilata la devi fare tu. La facciamo insieme. C'hai fisico e qualità. Dai, mettiamo una musichina, dai, dalla regia. Facciamo una sfilata. Dai, qui, vai. Qua. Olè. Ma che mi fai fare? Bella Paola, bravo, bella. Maurizio, anche modello, degna, anche modello. Degna di sfilate, degna di fare qualche cosa in prima serata. Grazie. A livello nazionale, perché speriamo. Tu spacchi, spacchi le TV. Per ora spacco i marroni al pubblico. Allora, che si dice? Novità? Novità, tutto Maurizio? Bene, novità, novità. Stiamo preparando un disco. Mm-hmm. CD si dice adesso, io sono abituato a dire CD. Disco. Anche a me piace dire disco, però dobbiamo vabbè, dire io CD. Vengo da anni addietro, è vero. Dagli anni 70 ad oggi. Però sei evoluto, vabbè, questo bisogna, è importante, quindi possiamo dire CD. Perché comunque dobbiamo andare a passo con Al i tempi passo. E con le nuove generazioni che amano la canzone napoletana, ma amano ascoltare la canzone napoletana anche su altri ritmi. Mm-hmm. Rivisitate. Rivisitate. Come sì. Hai fatto tu in effetti con la mitica Scugnizza che sì, Scugnizza. Non è mai tramontata, anche grazie alle tue versioni. Ma Scugnizza è diventato un classico, perché è una canzone che tu ascolti dopo 43 anni e la cantano quasi tutti, tutti i ragazzi che intraprendono la carriera per cantante, artista. Mm. Non posso fare a meno di inciderla, di cantarla. La mettono nel repertorio? Sì, sì, sempre. Ti arrivano i diritti? I diritti? Diritti qua. Guadagni qualcosa? Giusto, perché la SIA non paga più come una volta. Madonna santa. va bene. Peccato però, perché... No, insomma... va bene, diciamo anche che Scugnizza non è di mia composizione, di Franco Chiaravalle e di Bruno Lanza. Io ho avuto la fortuna di cantarla, è stata scritta per me, prettamente per me, nel 1980 e la presentai a Domenica Inn. Me lo ricordo. E di quella, te la ricordi? Sì, sì. E di quella canzone sono state vendute circa 1.5 milioni di copie. Mamma mia, ma vi rendete conto? Ma sono numeri, ragazzi. Perché non è che scarichiamola, compriamo il disco. C'era adesso un gesto molto più impegnativo, vero. Quindi questo va valore, come fossero adesso 3-4 milioni di visualizzazioni, e vedi tu, sì, avere un, vendere 1.5 milioni di copie. Ho avuto la fortuna di vendere, ma dopo la Domenica Inn, perché presentammo questo brano a livello nazionale, all'epoca Domenica Inn era presentata dal mitico Pippo Baudo, gamba lunga, mamma mia, mitico Pippo Baudo. E io voglio dire una cosa, oggigiorno si sente sempre dire... sai, il dialetto napoletano è una lingua. Per la prima volta Pippo Baudo lo disse a livello nazionale a Domenica Inn quando mi ha presentato con questo brano Scugnizza, perché anche all'epoca era, pensa che mi censurarono una frase, una parola, perché dico perché la faccio i figli di zoccola. Pippo Baudo mi censurò questa parola. Beh, per quei tempi. Per quei tempi. E quindi lui disse, tu sai che il napoletano è una lingua, è una lingua. Quindi per tutte quelle persone che vogliono discriminare i napoletani, la nostra città, il napoletano, il dialetto napoletano, è talmente facile da capire che non ci vuole nessun, come si dice, vabbè, questi che, vogliono, che devono tradurre per forza maggiore. Insomma, dai. Vabbè, se parliamo di un dialetto, se parliamo di un dialetto di 50 anni fa, può darsi che ci stava qualche frase in napoletano che qualcuno non poteva capire, ma il dialetto napoletano attuale lo capisce anche il cinese. Diciamo che adesso, anche grazie all'apertura di Sanremo, alla canzone napoletana, sta diventando di orecchio anche da chi, insomma, aspetta, normalmente attimo, Paola, non apprezzava tanto il genere. Tu devi sapere che il napoletano, il Festival di Sanremo è nato grazie al dialetto napoletano, alla canzone napoletana. È Bravo. Nato anche il Festival di Sanremo. È inutile fare tutte queste storie, girare attorno alla canzone. Se il Festival di Sanremo era intitolato
Festival della canzone in italiano, tutto a posto. Ma non dimentichiamo che la nostra regione, la Campania, una delle più belle regioni in assoluto, fa parte della cartina geografica dell'Italia. Quindi sentirmi dire da uno che, di Verona, uno della Lombardia, Milano, mi dà fastidio. Hai ragione. Perché Napoli, il dialetto napoletano, è cantato ovunque. Ci stanno tantissimi dialetti che sono bellissimi, come dialetto siciliano, calabrese, fiorentino, ma non sono, cioè una canzone cantata in fiorentino non ti dà lo stesso effetto che ti dà la canzone. È perché una canzone cantata in romanesco. Ma non ti danno lo stesso effetto della canzone in dialetto napoletano. È vero. Ma siamo fortunati. Ma poi anche, devo dire, anche a difesa di questi dialetti, che sono comunque tutti molto belli, pensate le stesse canzoni tradotte in italiano. Cioè, vanno rappresentate in dialetto. Fanno parte tutti della stessa cartina geografica, tutti italiani. È canzone italiana comunque. Bravo. E invece la canzone che ci proponi quest'oggi qual è? In dialetto napoletano. Come si dice a Napoli, chi poco mi capisce. Capisci tutto quando. Impegnatevi perché il dialetto napoletano è facilissimo da tradurre. Bravissimo. In italiano. Qual è? L'amore mi sei tu. Mamma mia, aiuto, che emozione. Ringraziamenti per questo brano ne abbiamo? Ringraziamenti, devo ringraziare me stesso, devo ringraziare Mino Sabbani che è un bravissimo musicista, autore, un bravissimo arrangiatore e anche perché appartiene anche a me questa canzone. Mm-hmm. E poi voglio ringraziare chi mi dà queste, come devo dire, ispirazione nello scrivere testi che parlano esplicitamente d'amore. Sì. Io canto le canzoni per bene. L'amore, bellissimo. Allora ringraziamo pure tuo cognato che ti accompagna da tutte le parti. Mi accompagna da tutte le parti, da 43, 44 anni. Voglio ringraziare l'amico mio Angelo Uccero, tutta la famiglia Uccero, il cameraman, tutto lo staff di questa stupenda emittente. E tu sai che io sono anche un po' l'artefice di questa emittente. Io ho invogliato tanto Angelo Ciro a mettere su questa emittente, perché lui già veniva, lui già era editore degli anni 70, fine anni 70 di Telemare. Mm-hmm. Poi non si è fatto più niente, poi penso che noi portammo Veronica Castro. Aspira. A Telemare, ricordi anche i ricchi piangono? Come no? Mio suocero portò Veronica Castro a Napoli e la portò anche nella sua emittente. Bene, aspira, bello. E allora che dire? L'amor mi sei tu, son Maurizio. L'amor mi sei tu, vai. Tu non mi basta mai, io te voglio mio per tutta vita. Se tu non esistissi, non andasse di indasti pensieri miei. Dammi una domanda, quindi una carezza fammi vivere. Mentre il cuore sbatte, questa moglie te posa fa sentire. Com'è bella tu vasa rubata, quando mi guardi mi fai a sciampazzi. Ci stringimmo felice e contento e ci addormimmo abbracciati a te. L'amore mio sei tu, fa sempre tutta vita e sempre prima volta quando facimmo amore io e te. L'amore mio sei tu, non ti cagnasse mai, nessuno ti assomiglia, sto cuore mi appartiene solo a te. Si dà carezza, ma tremoli in mare, e questa voglia si fa più carnale. Quindi respiro, lo sento che ho via, e non mi stanca mai da me. Solo un attimo e facimmo pace a te. Giù su tutti e due, perché la paura è forte, poi c'è
perdere. Così carnale, dolce e sensuale, tu mi fai impazzire. Ma stella che non c'entra, che la cagagnata mi dammi. Ma più pane si avvide per me, facessami la guerra si perdesse a te. Niente e nessuno ci può separare, facciamo amore insieme a te, fammi volare. L'amore mio sei tu, per sempre tutta vita, è sempre la prima volta quando facciamo amore io e te. L'amore mio sei tu, non ti cagnassi mai, nessuno ti assomiglia, sto cuore mi appartiene solo a te. Si dà carezza per rendere il mare, questa voglia si fa più carnale, l'intera spirito di sede chiavia, e non mi stanca mai da me, perché son pazzo di te. E non mi stanca mai da me, perché son pazzo di te. Mamma mia, che bello, veramente oggi sto sognando, ma voglio ancora far sognare voi con un grande successo. Chiamate Napoli 081, è un grande successo del mitico Mario Merola, ma ce la propone quest'oggi Francesco Nobis. Lui è sempre con noi qui in Partenope TV con i suoi videoclip meravigliosi e appassionati, ma vogliamo riproporre questo grande successo perché un po' lo caratterizza il nostro Francesco Nobis, perché lui è un grande estimatore del mitico Mario Merola. E allora godiamo insieme di questo grande successo. Grazie a Francesco Nobis, chiamate Napoli 081. Come amare a sta lontano, quando tiene una famiglia, quando è Napoli a diventa cartolino. Mi sento sul Salvatore, faccio telefonate, stivo in pensiero, voglio sapere guagliuno, e guagliuno stanno buono, ma stanno tormentando i malapensieri. Come amare sta lontana quando tiene una famiglia, quando Napoli a diventa cartolina. Con te mi sei orna allora e la smani e ciò di quando si motivo e una canzone.
vicino a te sta Gennarina. E a Sondolello, come un saromello. Abbracciamo il forte a tutti e due. Dice la papa su e può ben assare. Come amara sta lontana quando tiene la famiglia. Quando Napoli diventa cartolina. Condemisi e urna l'ora e la smane giù da vite quando si indono motivo e la canzone non danno a voi, non ci resiste più, rimane video treno e me ne torno a Napoli per stare sempre con voi e non ve lo sa giù. Napoli chiama i figli suoi, con mano a mamma ci sta nei bracci. Napoli da tornata, Napoli, non può morire, non può morire. È tornata Napoli, è tornata. Che puntata, amici, che puntata, questo Canta Partenope non ci stupisce mai, veramente ne stiamo ascoltando di ogni tipo, con ogni melodia e anche accompagnata da artisti di vario genere. Questa è la bellezza del Canta Partenope, melodie napoletane, bellissime canzoni italiane, ritmi spagnoleggianti, oggi veramente un purpurì di sensazioni per tutti quanti voi. E adesso vi presento un artista che è singolare già solo dal look. A prima acchito fa un po' così, mette un po' di soggezione, però poi l'ho conosciuto, è veramente una persona splendida, Savio Rea. Ciao a tutti. Eccolo qui, guardate, ciao qui, ciao, un genio della lampada, un bodyguard, come ti devo identificare? No, devo dire, mi dà sicurezza, insomma, andare in un posto con un Savio Rea accanto, voglio dire, mi sento sicura. Che cosa fai nella vita oltre la canzone, Savio? Allora, nella vita mi occupo, sono un autista, però ho la passione per il canto. Bene. E questa passione l'ho intrapresa da quando è morto mio padre. Ah, ho iniziato a cantare perché era poco. Una sua aspirazione, forse? Sì, a mio padre piaceva molto Pino Mauro. Ah. Infatti ho parecchie cover di Pino Mauro nel tuo repertorio. Canto. Sì, sì. Tu cosa guidi? Sei autista di che tipo di mezzo di trasporto? No, guido un camion, un 35. Un ma quindi, trasporti oggetti, non persone? Esatto, sì. No, perché mi immaginavo, tipo se era autista di bus, no. Cantasse a squarciagole tutti a rallegrarsi, così partivano alla grande, e invece no, solo oggetti materiali. Sì, sì. Quindi canti da solo? Quando sì, guidi, quando lavori? Quando guido, sì, canto spesso. E quindi chi ti guarda dai lati dice questo è scemo, parla da solo, invece sta cantando, sappiatelo. Esatto, sì, 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 proprio così. Savio, che bello. Quindi la passione per il canto tu l'hai sempre tenuta, però grazie a questa grande scintilla interiore di tuo padre tu sì, sei sì. diventato un cantante. Diciamo è stato anche uno sfogo positivo, perché giustamente dopo una morte bisogna affrontare anche il lato peggiore. Quindi è come se tu passa, lo sì, stai sì. facendo vivere sempre
portando avanti questa vostra passione. Esatto, sì, perché così lui mi guarda dal cielo e ed è felicissimo, starà sorridendo per te. Sicuramente. E chissà oggi che ci sta guardando, che è in televisione tuo figlio, hai visto? Savio Rea è in TV, apprezzato quindi non solo da tutti i nostri telespettatori del Centro Sud Italia attraverso il digitale terrestre 189, ma anche in tutto il mondo, che tu sai che ci sono tanti appassionati di musica napoletana che conoscono Pino Mauro, quindi immagina un po' tutte le tue cover spopolano in questo settore grazie al nostro streaming www.partenope.tv con lo /live. Da ogni apparato mobile possiamo seguire Partenope TV e la sua ricchissima programmazione musicale, sportiva, ci sono dei programmi bellissimi in questa emittente, grazie ad Angelo Ucciero, il nostro editore che è sempre una mente scintillante ed al passo con i tempi, e la direzione artistica di Renato De Carmine che sceglie sempre i talenti più interessanti per l'emittente Partenope TV, come quest'oggi è il nostro Savio Rea. Savio, che cosa ci presenti quindi? Una cover o un brano tuo? Allora, presento il mio singolo, una storia importante. Gli autori sono Alessandro Sgambati e Raffaello Junior. Sì. E l'arrangiatore è sempre Alessandro Sgambati, che manda un bacio a tutti e due. Bene, come si intitola il brano, hai detto? Una storia importante. Una storia importante. Mi accennavi prima che è un ritmo sostenuto? Sì, sì. Quindi sì. Posso ballare un po' lì? È mentre... una canzone che si può, sì, ballare, posso? Sì, sì. Quindi è una storia importante da un uomo importante per voi, che siete veramente importanti per tutti noi. Savio Rea. Grazie. Ha chiamato in danutato, hanno visto se va sacunato, l'indovica, lo quartiere, proprio a dove scendi tutte sere. Te fidava, ma non era, tutto era quello che diceva, ci credeva, ma era brava, solamente a tu fa pensare. Ma non credo ciò a nessuno, te lo fa desiderare, e giù sappiamo cosa che può fare. Per noi è una storia importante e non te ne importa niente, pensa sulla libertà. Tutte sere vai in dei locali, in dei macchine importanti, tu ti fai venire a pigliare. A tu drink già, la guardate un po', già ti sfoggio con prima che cru. Devo vendicare, ma non se fa, stai bruciando la tua dignità. Ma che fin se fa, tu mo già sa fa, torna a essere che la vacchio. Che se fa guarda, può desidera, ma senza se fa duca. Chi lo vera, si è venduto, è tornato e non l'è perdonato. O passata, ma è passata, ti è servuto a te valorizzare. Ma non credo ciò a nessuno, te lo fa desiderare, e giù sappiamo cosa che può fare. E per noi è una storia importante, e non te ne importa niente, pensa sulla libertà. Tutte sere vai in dei locali, in dei macchine importanti, tu ti fai venire a pigliare. A tu drink già, la guardate un po', già ti sfoggio con prima che cru. Te lo vendica, ma non lo se fa, stai bruciando la tua dignità. Ma che fin se fa, tu mo già sa fa, torna a essere che la voglio. Che se fa guarda, può desidera, ma senza se fa duca. Sei sempre a casa, sempre a mi aspettare, troppo tardi capito chi sono. Non ci può pensare che è fornuto già, ma continuo ancora a ci spero. Adesso amici, una bellissima, bravissima e grintosissima artista con un brano
dai ritmi latini destinato a diventare il tormentone dell'estate. Quindi state con me, ascoltiamolo insieme, cominciamo a scatenarci perché vedrete che il ritmo sarà sicuramente incontenibile anche per voi. Ce lo presenta Rossella Paolillo, il brano si intitola Soltanto un'ora e dobbiamo ringraziare l'autore e l'arrangiatore di questo brano che è Tony Taurisano, una produzione di Aldo Amendola. A voi, scateniamoci con Rossella Paolillo e la sua Soltanto un'ora. Non aspetto nulla più, ora che non ci sei tu. Mo che tu hai deciso che tutto è fernuto. Ma che sciocca sono stata quanto tempo t'ha girato e tu invece mi trattava a tempo perso. O telefono squillava solo quando tu volevi, solo un'ora e poi tornava a me lassa. Ma sono stanca e fa sti cose, dico te voglio una casa, ma per te sono solo un'ora e niente più. Scusa se ti volevo amare, ora non so più respirare, per te è soltanto un'avventura. Perdere per tutta la vita. Chi sta amore l'è perduta, forse non l'è mai capita. L'amore va bene solo insieme a te. Ma non è servuto a niente, perdo tempo sulla mente. Io non torno in dall'inferno insieme a te. Scusa se ti volevo amare. Marilyn Monroe, allarga l'inquadratura, allarga, voglio far vedere come sono Marilyn Monroe, mi manca solamente il vento da sotto per far svolazzare il vestitino, i capelli biondi, sta parlando un amico, Jenny Forte, vieni! Ciao a tutti! Jenny! Ciao Paola! Tutto bene, quando grazie. Arriva Jenny Forte, arriva l'allegria in studio, sì. Al nostro cantapartenope. Piacere tutto mio. Bene, è piacere sempre nostro, sì. Averti qui perché veramente sei, sì, una persona gioiosa, hai tanti, sì, amici poi che, grazie, ti accompagnano. Sì.
E poi anche le tue canzoni ci piacciono. Grazie. Jenny, ormai sei un volto simpatico, sì, e ben voluto dai nostri telespettatori. Sì, sì, grazie. Sai che sentiamo la tua mancanza quando non vieni? Lo so. Devi venire. Io sempre vengo sempre, non sempre mi... presente. Vabbè, sempre presente, è vero. Sì. Ma questa volta hai portato una sorpresa, Jenny. Sì, adesso ve la presento. Presentiamola. Ecco a voi, Melanzioso! Ragazzi, ciao, piacere mio. Guardate, anche presentatore adesso, con la sua Mena. Mena, sei una ballerina? Sì, sono la sua ballerina. Ecco, quindi abbiamo un'esibizione completa? Sì. Perché è un ritmo scatenante? Scatenante. Che tipo di ballo è? Facciamo la malessere, giusto? Sì. La malessere, la malessere. Sì, la malessere. E chi è la malessere, secondo te? È una donna di malaffare? Una donna di malaffari. È una donna che prima ti circuisce. Che cerca sempre soldi, sempre soldi. Mamma mia, amici. A cercare nare. E quante malessere conoscete tutti voi, è vero? Hai voglia. Il titolo è Sina Malessere. Il titolo è Sina Malessere. Chi vogliamo ringraziare oltre la presenza di Mena? Autore, arrangiatore? A Mena Anzioso per la sua presenza. Sì. Poi i miei genitori e la mia zona Mergellina. E chi ha scritto questa canzone? L'autore è Ivan Doria e Antonio Rea, che li saluto. E chi l'ha musicata? Chi l'ha arrangiata? Ivan Doria, arrangiamento Ivan Doria. Tutto Ivan Doria. Doria, bravo, bravo. Invece la voce? La voce è Jenny Forte. È del nostro Jenny Forte. Sì. E questa volta con la compagnia della ballerina Mena, Mena Anzioso. Sì. Allora, vogliamo ballare? Alzatevi, sì, da quei divani, okay, e alzatevi da quelle poltrone. Sì. Il movimento fa bene, sì, e soprattutto sorridere e divertirsi, sì, fa bene, ce lo insegna Jenny Forte. Sì, na malessere. Sì, na malessere. Sembra la stessa storia, tu non vedi l'ora a cominciare. Ora mi dà sì che imparate buono, non ti sopporto più come già fa. Mi dice sempre che non tengo genio, che niente faccio e niente voglio fare. Sta frase l'ho imparata per canzone, i coppa passa per non dovere più. Tu sei la malessere, ti piace il benessere, cicca sempre sotto non ci faccio più a campare. Ma che brutta essere, se mi conte Dracula, che cerca sangue per sopravvivere e campare. Tu invece sei la magante del denaro, ti credi donna ricca e milionaria. Capo affinato, marito e l'operaio, che fai sarte mortale per cercare di accontentare. Ti sei sucato sangue per una vita, vuoi meglio che ti calma piccere. Io non ti avviso più è l'ultima volta, se non scompare non mi vedo più. Tu sei la malessere, ti piace il benessere, cicca sempre sotto non ci faccio più a campare. Ma che brutta essere, se mi conte Dracula, che cerca sangue per sopravvivere e campare. Tu invece sei la magante del denaro, ti credi donna ricca e milionaria. Capo affinato, marito e operaio, che fai salto mortale per cercare di accontentare. Tu invece sei la magante del denaro, ti credi donna ricca e milionaria. Capo affinato, marito e operaio, che fai salto mortale per cercare di accontentare. Mamma mia, caro editore Angelo Ucciero, hai avuto un'idea straordinaria con il Cantapartenope, perché di mese in mese noi rinnoviamo sempre
la nostra scaletta con tanti artisti e questa volta siamo veramente stati benissimo in compagnia non solo di tutti gli amici che ci sono venuti a trovare, ma anche di voi da casa, con una selezione artistica del nostro direttore Renato De Carmine. È stata una puntatona. Da parte mia, Paola Mercurio, vi saluto e purtroppo vi devo dare appuntamento alla prossima puntata, perché Canta Partenope finisce qui, ma non finisce la buona musica su Partenope TV. E quindi continuate e state sempre con noi. Ciao amici, buon Canta Partenope a tutti. Per la tua pubblicità su Partenope TV, per la promozione dei videoclip, per le trasmissioni in diretta, chiamalo 081 509 24 44. We'll be right back.